primo comizio unitario dopo anni di contrapposizione tra le organizzazioni sindacali. Lo facemmo a Milano, al Vigorelli, in occasione di una iniziativa di lotta dei metalmeccanici, che fu quella che aprì la strada ad un periodo importante di contrattazione e di miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica. Le organizzazioni patronali si oppongono al cambiamento, ma anche fra i lavoratori comincia ad emergere un senso di stanchezza. Numerose vertenze si chiudono male, lasciando problemi insoluti che porteranno in seguito a nuovi scontri e nuove crisi. C'è sfiducia dopo tanto ottimismo. Fra i dirigenti che vedono un rimedio nell'unità sindacale, viene in primo piano nella CISL un uomo nuovo, Pier Carniti. La condizione dei lavoratori alla fine degli anni 60 era caratterizzata da profonde ineguaglianze, da modesti diritti sindacali in fabbrica, da differenze non solo territoriali e sociali, ma anche tra categorie e categorie, lavoratori e lavoratori, trattamenti normativi estremamente differenziati tra operai ed impiegati. Tutto questo ha determinato una forte spinta verso un impegno rivendicativo. Io credo che bisogna rendersi conto del fatto che non ci sono mai soluzioni facili per problemi difficili. C'è uno sforzo, un tentativo di definizione di una strategia che non può che essere però una strategia unitaria, che quindi coinvolga il consenso dell'intero movimento sindacale ed esso sia unitariamente in grado di farlo valere nei confronti del padronato e nei confronti del governo, perché solo con misure alla fine concordate che mettono sotto controllo, anche con iniziative straordinarie, tutte le indicizzazioni che ci sono nel sistema, a cominciare dai prezzi, dalle tariffe, dall'equo canone, dagli interessi, ci può essere una speranza, una possibilità concreta di ridurre un'inflazione che è intollerabile e che è sempre una politica reazionaria, perché è sempre contro i lavoratori e contro la povera gente. Io non sono mai stato anticomunista, sono sempre stato e rimango acomunista. Per la verità, adesso il problema c'è di meno, nel senso che il comunismo non mi pare che abbia un grande seguito. Il lavoro, la disoccupazione sono da assumere come il problema cruciale, economico e sociale del nostro tempo. Per tornare a vedere il sole occorre innanzitutto impegnarsi con efficacia e determinazione a unificare il mondo del lavoro. E per includere i milioni di persone ricattate con l'imposizione di contratti atipici, anche qui l'elenco è sterminato, che sono di fatto esclusi dalla contrattazione e dal riconoscimento di diritti essenziali. E oggi, in questo tempo di individualismo sfrenato, di odio, di violenza, del sonno della ragione, in cui il suono della campana per ciascuno di noi è sommerso da un frastuono assordante, è essenziale recuperare il senso di solidarietà e di fraternità, di unione, pena la dissoluzione della comunità. Come diceva Aristotele, la speranza è un sogno che si fa da svegli. E questo è il mio augurio per tutti voi, per il sindacato, per l'impegno che vi sta di fronte e per le sfide che sono certo saprete raccogliere.